Un saluto a tutte le lettori di HD Blog. Oggi con un dispositivo di recentissima uscita, con il nuovissimo sistema operativo Windows Phone 8. Stiamo parlando del Nokia Lumia 920, che abbiamo visto con una nostra anteprima durante la presentazione ufficiale che è avvenuta da pochi giorni appunto a Milano, e un dispositivo che si pone come top gamma della categoria Windows Phone 8, soprattutto per quanto riguarda il segmento di Nokia. All'interno della confezione abbiamo la graffettina per aprire il vano della SIM, una serie di manuali di istruzione che non servono a molto, un cavetto USB bianco, gli auricolari in ear di ottima fattura gialli, perché il nostro telefono è ovviamente giallo, e il caricabatterie bianco e nero. Come avete visto, quindi, una scelta cromatica abbastanza particolare, in quanto anche se il telefono è giallo o comunque nelle colorazioni in cui verrà commercializzato, il cavetto USB e il caricabatterie hanno un colore diverso rispetto alle cuffiette. Dello stesso colore è invece il caricabatterie a induzione, che ci permette fondamentalmente di appoggiare semplicemente il telefono sulla nostra basetta e ricaricare automaticamente lo smartphone. Il caricabatterie a induzione è composto da un cavetto Nokia con il plug di questo tipo, una basetta normalissima molto leggera e la presa ovviamente della corrente per agganciare il caricabatterie alla presa elettrica. Lumia 920 si caratterizza per avere un'estetica praticamente identica alla serie Lumia, ma un display di dimensioni più generose e soprattutto con la definizione HD. Da subito la qualità del display la si apprezza in tutte le condizioni. Subito notiamo come la qualità dei neri sia veramente ottima, e anche con angoli di visuale abbastanza pronunciati si riesce comunque a visualizzare senza problemi il display, e i colori rimangono fedeli. Quello che possiamo dirvi, avendolo ovviamente provato per un po' di tempo, è che al sole il display si vede molto bene, si vede nettamente meglio di altri dispositivi come il Galaxy S3, il Note 2 o altri smartphone, e siamo su una qualità simile a quella del Powerphone 2. Ovviamente abbiamo un nuovo hardware che ci permette di avere da un lato un processore dual core con 1 GB di memoria RAM e il display, come dicevamo, HD. Dall'altro abbiamo un peso maggiore rispetto alla precedente generazione di Lumia. Il peso è dovuto in particolar modo alla fotocamera, una fotocamera con ottiche Carl Zeiss, flash molto potente, che offre uno stabilizzatore e una qualità negli scatti veramente eccezionale. Quello che ci ha colpiti in maniera sensibile è lo stabilizzatore di immagine, soprattutto nella registrazione video, che offre una qualità molto molto elevata e superiore a tutti i concorrenti che abbiamo provato, Android, iPhone e altri. Altra cosa che incide poi sul peso è lo stesso materiale e la clip interna per la carica induzione. Questi tre fattori vanno a pesare, è proprio il caso di dirlo, sullo smartphone, che ha un peso specifico di 185 grammi. In realtà il bilanciamento è molto buono, quindi il telefono si maneggia molto bene, la qualità costruttiva è assolutamente esemplare, non ci sono scricchioli, il policarbonato e questa scocca unibody in un unico pezzo è decisamente piacevole, e nella parte inferiore troviamo il micro USB con due fori per le casse, con una qualità audio decisamente buona. A livello di sistema operativo, Windows Phone 8 fondamentalmente è lo stesso sistema che abbiamo visto lo scorso anno con l'uscita di Windows Phone 7. In realtà ci sono dei piccoli cambiamenti che vanno a prendere la UI, in quanto, come vediamo, non abbiamo più la freccetta al margine laterale destro che occupava un bel po' di pixel del display, ma è in fondo, o comunque sia lo swipe laterale ci permette di accedere facilmente al nostro menu delle applicazioni. Abbiamo personalizzato ovviamente il nostro smartphone, queste icone che vedete in giallo sopra fanno parte di un programma che si chiama
with styles, che ci permette fondamentalmente di inserire delle scorciatoie rapide per attivare e disattivare per esempio il wifi, il bluetooth, andare a visualizzare la connessione di rete cellulare o ancora attivare e disattivare la modalità aereo. Questo è un programma, non è ovviamente inserito di default all'interno dello smartphone, ma è gratuito, scaricabile dal marketplace. Tutti gli altri programmi che vedete li abbiamo ovviamente inseriti all'interno della nostra interfaccia Tiles, e in questa video panoramica vi vogliamo mostrare più che altro quello che a noi è piaciuto molto di questo device. Oltre al fattore estetico di materiali e del display, non possiamo non citare e apprezzare molto le applicazioni Nokia. Nokia ha sviluppato per questo Lumia una serie di applicazioni che ci permettono di gestire in maniera diversa rispetto alla concorrenza il nostro Windows Phone 8. Abbiamo Nokia Care, City Life, Drive, Beta, Mappe, Musica, Reader, Trailers e Transport, che sono dei software che vedremo in un focus dedicato appunto a questi software, che fondamentalmente riescono a fare la differenza, è proprio il caso di dirlo, con altri prodotti sempre Windows Phone. Soprattutto a livello di navigazione internet, soprattutto a livello di navigazione satellitare, con Nokia Maps si ha una qualità di gestione delle mappe e della navigazione satellitare decisamente migliore rispetto alle mappe di Bing, che non sono così efficaci e così precise. Inoltre troviamo la navigazione turn by turn offline gratuita e una visualizzazione molto piacevole di tutta la UI e una velocità di esecuzione del sistema decisamente importante. Altra cosa interessante, sempre esclusiva di Nokia, sono i tipi di scatto e la multimedialità. In pratica abbiamo all'interno del marketplace la possibilità di scaricare per esempio modalità panorama o scatto rapido, che sono proprio dei software aggiuntivi che ci permettono di gestire la fotocamera e andare a scattare foto panoramiche dell'ambiente in cui siamo. Ora in questo caso ovviamente siamo in una posizione in cui non possiamo fare un panorama, ma come vedete possiamo gestire tranquillamente queste opzioni. Altra cosa che ci è piaciuta molto è il software della fotocamera, che come detto prima vanta uno stabilizzatore veramente eccezionale, soprattutto nella ripresa video, e le foto vengono veramente bene in tutte le condizioni. Abbiamo veramente provato a fare foto, come vedete le stiamo facendo proprio casuali, e il fuoco è sempre ottimo, lo scatto velocissimo, non ci sono problemi di sorta nella gestione di tutte le funzionalità. Inoltre la qualità, come vediamo, è veramente soddisfacente e abbiamo fatto, come avete visto, degli scatti completamente casuali, ma la presa a fuoco è veramente ottima e non ci sono problemi di nessun tipo. Quello che ovviamente ci è piaciuto anche molto sono la fedeltà dei colori, che la possiamo apprezzare per esempio in questa foto, dove ovviamente come vedete l'esterno era buio, qui c'è una finestra da sul fuori, ma con luce artificiale, con una situazione decisamente difficile, i colori, soprattutto i bianchi, crema e tutte le sfumature che vediamo sono decisamente fedeli alla realtà. Questo è effettivamente il colore che abbiamo adesso fotografato. Un'altra cosa interessante sempre della fotocamera è la possibilità di gestire una serie di opzioni che ci permettono di andare a prendere ad esempio lo scatto rapido, che trovavamo nelle impostazioni. Andiamo a trovarlo nei programmi. Allora, scatto rapido, che fa parte come panorama sempre della personalizzazione Nokia e ci permette fondamentalmente di avere una serie di scatti in sequenza che in situazioni magari di movimento, come una corsa, una gara o qualsivoglia altra situazione, ci permettono di avere tanti scatti e di poi andare a selezionare lo scatto che più ci piace. È possibile cancellare l'immagine o elaborare gli scatti fatti e selezionare quello migliore. Da questo punto di vista Nokia si differenzia molto dalla concorrenza e offre veramente software aggiuntivi di ottima qualità. Altre caratteristiche importanti che ci hanno decisamente colpito nell'esperienza di Windows Phone 8 sono altre due,
ovvero la possibilità di gestire con uno swipe laterale un account in pratica diverso che è la cosiddetta modalità bambini. In pratica noi facendo uno swipe laterale possiamo impostare una foto di sfondo e il nome dei nostri figli, in questo caso un nome casuale più il nostro cane, e con uno swipe laterale dal basso verso in alto entriamo in una sorta di home alternativa che ha soltanto alcune applicazioni che noi vogliamo inserire e far utilizzare a chi vogliamo, per esempio appunto ai nostri figli. In questo caso sono applicazioni magari di gioco, ludiche o comunque che non vanno a intaccare i nostri file, magari di lavoro o alcuni contenuti che non vogliamo far visualizzare a un pubblico più piccolo. E per esempio possiamo cliccare studio creativo, andare a prendere delle immagini e come vedete le possiamo modificare con una serie di effetti, colori in maniera decisamente piacevole e divertente. Così abbiamo Nokia Music, Nokia Music, che è Nokia Musica ovviamente, che ci permette di ascoltare la musica e che vedremo poi in un focus appunto approfondito sui prodotti Nokia, sui software Nokia. Purtroppo non si può tornare, o meglio, per fortuna non si può uscire da questa schermata e andare nella schermata di sblocco classica del nostro account se non tramite l'inserimento di una password. Questa è una misura di sicurezza importante che appunto ci permette di avere proprio la nostra area personale completamente separata. Un'altra cosa molto interessante che noi abbiamo apprezzato molto è nella parte contatti, oltre alla qualità di visualizzazione di tutte le funzionalità, è proprio la parte insieme, ovvero una sorta di aggregatore che ci permette di metterci in contatto con amici, gruppi di amici, gruppi di lavoro e creare dei veri e propri gruppi centrici dove avere la nostra relazione con altre persone. In questo caso noi abbiamo creato il gruppo HDBlog, abbiamo la possibilità di invitare tutti i collaboratori di HDBlog all'interno di questo gruppo e di chattarci con un messenger molto carino, chiaro e semplice, di poter condividere il calendario ed eventi e quindi entrare in un proprio calendario condiviso con estrema facilità. Possiamo condividere foto che verranno visualizzate soltanto all'interno del nostro gruppo e le foto possono essere anche queste commentate come vediamo in basso come ha fatto il nostro Salvatore. Sempre all'interno del gruppo possiamo inserire delle note e condividerle con i nostri amici e collaboratori e per esempio smarcare in questa nota quello che per esempio abbiamo fatto noi mentre viene salvata e chi collabora insieme a noi potrà visualizzare questa nota aggiornata con quello che già è stato per esempio fatto. È possibile visualizzare i membri, andare a vedere le foto dei membri o ancora andare a vedere le novità che sono state inserite, in questo caso nessuna perché non ci sono stati altri aggiornamenti da quando siamo entrati. Questi sono due software che sono presenti in tutti i Windows 8, ma che fondamentalmente ci sono piaciuti molto e ci hanno colpito positivamente nell'esperienza appunto di Windows Phone 8. Per il resto, uno smartphone che vedremo con focus approfonditi in tutte le situazioni, web browser, gestione applicazioni, gestione mail e tutte le funzionalità che appunto troviamo su Windows Phone 8, è uno smartphone che risulta, come possiamo vedere, veramente rapidissimo e veloce in tutte le condizioni. Purtroppo ci sono delle cose in Windows Phone che a noi non piacciono particolarmente, ma che saranno oggetto di un focus su quello che fondamentalmente non ci piace di Windows 8 o che troviamo lacunoso proprio nel sistema operativo di Microsoft attualmente rilasciato. Un saluto a tutti i lettori di HDBlock con Nokia Lumia 920 e Windows Phone 8.